E noi ci auguriamo che il sindaco possa assolutamente con serenità continuare il suo lavoro. Qui noi siamo per risolvere un problema specifico. La richiesta del Comune di avere una proroga per i precari è stata esaudita, nonostante i veti che mi sono stati posti da più parti, anche politiche. Abbiamo fatto una norma chiara, netta, ribadita dal Ministero del Lavoro, ribadita dal MEF, credo ribadita a breve anche dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il problema è che ci sono alcuni dirigenti che ritengono che questa norma non possa essere applicata. Chiaramente il sindaco non può andare contro la sua struttura, quindi stiamo tutti noi ad aiutarlo per superare questo impasse. L'Aquila è molto più complicato che governare qualunque altra città d'Italia dopo che c'è stato il terremoto, però insomma mi pare che nonostante tutte queste difficoltà la classe dirigente di questa città le cose le continui a fare e i problemi li continui a risolvere. Poi ci sono altri che si dedicano, anziché a cercare soluzioni dei problemi, a fare delle dichiarazioni. Ci sono il PD è un partito che governa, è un partito fatto di persone che discutono. A volte ci capita di trovarci di avere opinioni diverse, ma le opinioni diverse che ci abbiamo siamo soliti poi tradurle in operatività. Cosa pensa delle vicende giudiziarie che hanno travolto il Comune nei giorni scorsi? Comunque sono state toccate due persone di fiducia del sindaco. Innanzitutto vediamo. È un'indagine, sono stati mandati gli avvisi di garanzia, lasciamo che la magistratura accerti, faccia la sua parte e poi potremo dare dei giudizi sulla natura e sulla gravità degli episodi. Secondo me, mi pare del tutto evidente che leggendo le carte, o almeno le carte che io leggo sui giornali, altre non ne conosco, non mi pare che si possa proprio chiamare in causa responsabilità del sindaco, tutt'altro direi. No, c'è stato in realtà, lo dicevo qualche giorno fa, una sorta di schizofrenia purtroppo dovuta ai ruoli che ognuno di noi è chiamato a ricoprire. Prima ci vedevamo più spesso, quando con Giovanni stava più spesso in comune, io ero capo di gabinetto, anche dopo trovavamo più momenti di sintesi. Purtroppo non c'è stato perché oggi siamo chiamati tutti quanti, come sapete c'è una filiera, diciamo così, dal governo fino alle autonomie locali, una filiera di governo del Partito Democratico, e quindi mancavano proprio questi momenti di confronto. E quando mancano quei momenti di confronto è chiaro che sì, ci sono degli alterchi, delle diatribe, però in fondo c'è sempre comunque un'unione, un'unità di intenti e uno spirito di unione per andare avanti. Nei giorni scorsi, a proposito della situazione amministrativa del Comune dell'Aquila, è stato diramato un comunicato a firma di alcuni esponenti del PD, ma tra questi non c'era lei, non c'era il capogruppo Palumbo, insomma tutto lasciava pensare a una spaccatura interna al partito. Ma io penso che a volte, come dire, si possono commettere degli errori e delle leggerezze, ma assolutamente in buona fede. Quello che quel comunicato lì da parte di una parte dei nostri consiglieri è stato per l'appunto una leggerezza dovuta alla necessità impellente di dimostrare al sindaco il sostegno e la vicinanza in un momento molto complesso. Voi capite che c'è anche una sfera umana nei rapporti in politica. Quello che ha passato Massimo in questi anni io non l'augurerei a nessuno. È stato sindaco in una fase difficilissima, per cui è chiaro che quando sono momenti delicati cerchiamo noi di far sentire il sostegno. La sera prima che uscisse quel comunicato noi abbiamo fatto una riunione che ho organizzato io, alla quale hanno partecipato Marco Rapino, Luciano D'Alfonso, proprio per anche far sentire il sostegno da parte di tutta la comunità regionale del Partito Democratico. C'è questo sostegno accelente da parte del PD sia aquilano sia regionale? Assolutamente sì, abbiamo ragionato insieme al Presidente D'Alfonso, al Segretario Rapino, anche di una serie di progetti e di esigenze che stanno in campo per quello che riguarda la città. Naturalmente poi c'è stata anche una riflessione politica su quello che è il mandato del sindaco, sostegno pieno, per cui quella è stata una leggerezza. La conferenza stampa di oggi in qualche modo anche sgombra dal campo, non c'è nessuna spaccatura, il PD unitariamente e compatto sta sostenendo la propria amministrazione, ma è naturale questo. Del resto non è soltanto una questione, come dire, che Cialente è il nostro sindaco, ma è chiaro che si tratta di assicurare il processo di ricostruzione che finalmente sta avendo una svolta, anche grazie particolarmente all'impegno del Partito Democratico.